Un viaggio all'indietro nel tempo per chi sale sul Monte Echia, la collinetta di tufo giallo dove nell'VIII secolo avanti Cristo i greci provenienti da Cuma fondarono Partenope. Si chiama Euploia come l'augurio di buon viaggio che i greci rivolgevano ai naviganti ed è un progetto artistico a più voci che cerca di rievocare il senso del sacro nel percorso di ascesa alla sommità dell'antico promontorio. Abbiamo unito alla possibilità, alla capacità di ciascuno di mettersi in dialogo con questa simbolica che poi è antica ma è sempre poi presente nel nostro quotidiano, di unirla anche a degli approfondimenti. Quindi l'app web diventa questo spazio in cui qualcuno che ha voglia di essere accompagnato da una parte testuale, da una parte più descrittiva e informativa, troverà sicuramente risposta. Τοντα αλότρια περί εργαζόμενων νησί. Il percorso è accompagnato dall'opera sonora Oros di Luis Siciliano. C'è un estratto dei testi dei sette saggi di Delfi declamati dall'artista greca Mary Zicuri. Quindi è un viaggio nell'antro, diciamo, in questo antro magico che ci porta verso Partenope, ma è anche un viaggio nel futuro, è anche un viaggio nel passato, perché ci sono tanti strumenti a fiato, il fiato, no? Il pneuma dal mondo greco, l'anima si dice che abbia questa caratteristica vicina agli strumenti a fiato, e quindi ci sono mondi che si intersecano, mondi che dialogano, il passato che dialoga col futuro, e quale migliore città di Napoli per esprimere questo. L'inaugurazione di Euploia celebra anche la rimozione delle impalcature di protezione che da lungo tempo imprigionavano Monte Echia. Andiamo verso il 2500 compleanno della città, ripristinando i luoghi dove è nata Napoli, perché qua è il luogo dove è nato Napoli, quindi Pizzo Forcone, la sirena Partenope, e facciamo un percorso di valorizzazione della storia anche con questa prima esposizione, anche che sarà solo la prima, perché poi sono tutti i reperti storici trovati, appunto, delle tracce dell'epoca greca. Quindi è una tappa importante di un percorso lungo della storia di Napoli. Oggi è l'occasione che abbiamo chiuso il cantiere del lotto che era in corso da molti anni di riqualificazione e messa in sicurezza del costone di Monte Echia, poi chiaramente continueremo anche sull'altro lato progressivamente, e parallelamente c'è stata anche l'occasione dell'inaugurazione di questa mostra che è nello spazio dell'ascensore, è anche un'occasione per coniugare arte e storia della nostra città.